insieme per la libertà di tutti, per dire no alla violenza, perché la felicità è un diritto fondamentale a cui tutti hanno appunto diritto. Richiamare l'attenzione delle persone comuni sulla esistenza della problematica del mancato riconoscimento dei diritti civili delle coppie omosessuali e non solo, naturalmente. Bimbo in coppia, però in Italia Andrea perde un genitore, nel resto d'Europa siamo due genitori. In Italia c'è ancora molto da lavorare, soprattutto a livello educativo. Io ho avuto la fortuna di partecipare all'ultima manifestazione per ottenere poi i diritti civili in Francia. Io penso che bisogna smontare dei pregiudizi e, come diceva appunto Pierre Berger, compagno di Yves Saint Laurent, la verità appartiene a coloro che la conoscono, gli altri hanno il diritto di avere quella che si sono inventati. C'è amore, c'è famiglia dove c'è amore. E io credo che la città di Napoli possa ispirarsi a quella maglietta. Noi dobbiamo imparare il rispetto e la dignità di tutti e rispettare tutte le differenze. Credo che abbiamo dato con il governo della città il segno che questo è possibile. La giornata di oggi fa di Napoli anche la città che si prende la responsabilità di parlare al mondo mediterraneo, quindi anche a tutti quei popoli che calpestano la dignità delle persone e calpestano i diversi. Il Mediterranean Pride ha anche questa indicazione forte. Noi vorremmo diventare il faro dei diritti del Mediterraneo e credo che insieme ce la possiamo fare.